Eccomi, sono qui. Oggi è la festa della donna e tra un po' uscirò per andare a cena. Non è vero niente, ma questo l'avevate capito anche voi. E invece oggi faremo. Farò un mini tutorial sulle mimose, visto che è l'8 di marzo. Però io. Sarà per la mia allergia, sarà perché chissà che io non sono molto, molto legata alle mimose e trovo che di essere più rappresentate da un'ape, io come donna, e sono sicura anche voi, perché per l'ape. Allora, un mio amico mi ha detto, qua non sappiamo come salvarci, le mimose per l'allergia e le api per le punture. Ma io non ho pensato così, io pensavo invece che noi donne siamo sempre in movimento come un'ape, non riusciamo mai, mai, mai a fermarci e fino all'ultimo, fino al momento di andare a dormire abbiamo sempre tantissime cose da fare. E quindi il mio simbolo personale per la festa delle donne, secondo me, è l'ape. È gialla anche quella e vola tranquillamente sulle soffici mimose. E allora, mini tutorial, sia, andiamo. Foglio bianco, colori, i nostri gialli, un po' di verde. Segno un contorno su del giallo e quindi giallo sarà il nostro sfondo. Questo è un giallo indiano della My Mary Blue. Finalmente ho trovato la My Mary Blue. Sono felice, era tanto che ci stavo un po' dietro questo My Mary Blue. Visto? Ho stropicciato il pennello appena appena sporcato di giallo. Aggiungo qua e là dei puntini. I fiori delle mimose sono alternati. I fiori, i pallini delle mimose sono alternati. Uno di qua, uno di là. Ma questo lo vedremo dopo. Io invece voglio continuare a mettere del giallo di un altro tipo. Subito un po' di verde. Io lavoro sempre sul bagnato. Le foglie delle mimose sono a filetti. Quindi facciamo degli incroci veloci di verde, molto leggero, molto diluito. Questo è talmente tranquillo questo verde che quasi quasi non si vedrà. Asciugo un pochino qua. Bene. Dopo aver messo del giallo e del verde, leggerissimo, proprio molto 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 tranquillo, leggero, comincio a lavorare sull'ape. E l'ape, boh, lo disegno, dai. L'ape ha una testina. Un corpo un po' la testina con una specie di becco, diciamo così, delle zampine importanti. E il suo pungiglione. Poi avrà delle ali leggere e lunghe.
Quindi vado a bagnare la parte del corpo dell'ape. E qui ci metterò del giallo. Appunti qua là. E poi invece prenderò del nero. Ok, e il suo occhio. Bene. Vado ad aggiungere dei pallini. I pallini un po' opposti a zigzag. Partono piccole e arrivano molto più grandi. Queste sono le nostre mimose. Un po' rigide, ma adesso mettiamo un po' di forza. Questi ciuffetti meravigliosi, soffici, come dei piccoli batuffoli. Un po' di cambio giallo, metto un giallo un po' più. Sto lavorando tutto col pennellino molto piccolo. Non è che faccia tanto bene perché dovrei avere una serbatoia un po' più grande, però sì, dai, è quanto ci può servire intanto. Vabbè, va bene anche così. Prova del bagnato, quindi il colore che ho messo si espande, come ben sappiamo. Insisto un pochino su dei punti dove avevo già lavorato. Ora quest'ape è un po' molto 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 scura. Adesso prendo un po' di carta. Prendo il pennello pulito e asciutto e mi porto via un po' di colore. È ancora umido, questo mi permette di farlo senza far tanti. Ora prendo il giallo. Giallo ape e ci metto una goccina di giallo qua, così proprio e la zampina così. Dove metto l'acqua, anche se colorata, il colore si espande dappertutto. Collego un pochino con lo scuro queste zampe potenti, queste zampettine potenti. Segno le due antenne e aspetto che si asciughi un po'. Nel frattempo vado a bagnare la mia aletta. La bagno appena appena in modo che siccome abbiamo colore bagnato ancora qua, il
Il colore del corpo, del corpo della pila, avrò modo così di seguirlo un po'. Qui sull'estremità metterò un piccolissimo velo, un velo proprio di azzurro, appena appena. Questo è un turchese, quasi quasi ci metterei del blu. Leggerissimo, proprio un tocco impercettibile che vada ad espandersi sulla nostra zona di bagnato e che si allarghi. Queste sono quasi dopo da farfalla. Porto via il colore che si è allungato troppo nel corpo della pila e aspetto che si asciughi. Intanto continuo di qua. Aggiungo, prendo ancora del verde, questa volta un po' più forte, e vado ad arricchire allora le foglie della mimosa sono fatte come delle piumette. Che non andrò tanto non mi metto ad impazzire per rappresentarle in modo molto reale. Questo qua è un momento di. Ma è tutto per noi questo. Uso quello già appoggiato sul foglio per espanderlo, allargarlo. Sto un po' lavorando a memoria, non ho nessun tipo di esempio qui. Io ricordo solo questa complessità nel suo semplice, perché è semplice, ma non ha petali o tanta variazione di colori. È giallo, polveroso perché è ricchissimo di polline, e le foglie hanno un unico colore, praticamente, piuttosto, forse più scuro di così. E allora qua sotto, dove andiamo nell'ombra, aggiungeremo una goccia. E poi allunghiamo, aggiungiamo delle palline di mimosa, che è fatta proprio tutta pallini, tutta soffice. Meglio sarebbe lavorare sul bagnato, così si allarga. I miei pallini poi si collegheranno tra di loro. Ecco, qui che trova il bagnato. Qui sarebbe perfetto perché nel contempo va ad allargarsi, a diventare più. Qui faccio sfondo con questo verde in modo che si allarghi ancora un po'. Ora l'ape nel frattempo si è asciugata un po' e quindi andrò a insistere, definirla un po' di più, aggiungendo delle parti scure. La nostra piccola ape. Instancabile. Sì, come noi ronza un po', ronza, brontola magari, non so,
Io sono una brontolona, eh? Quindi anche in questa mi si potrebbe riconoscere. Non manca più tanto. Ora, qualche tocco di verde in più. In realtà le foglie sono un po' flosce, vero? Non sono proprio come aghi di pino. Ecco. Un po' di giallo ancora su quest'ape e dopo basta. Un po' a memoria. Qualche schizzetto ancora di giallo. Per arricchire un pochino questa composizione. Verde, che qua è veramente eccessivo. Lo apro con un po' di acqua e lo trascino. Ancora qualche pallino e dopo basta. Noi api. Noi api gialle laboriose. Bene, vi saluto. Sto facendo la muta, si vede? E alla prossima. Ciao, ciao, ciao a tutti.